Ciao ragazze, allora, in questo video vi farò vedere i miei ultimi acquisti fatti da Essence, quindi è un video haul, non è una review. Solo su un prodotto vi posso fare la review, provato proprio per questo look, che sarebbe questo qui, questo ombretto numero 21, effetto matte, color splash. Che è questo bellissimo verde, veramente un verde indiscutibile, dal colore indiscutibile, che però devo dire una cosa che non colora tantissimo sulla palpebra, nonostante abbia messo una base prima di fare questo look, però non. Cioè, devo prelevare molto prodotto col pennello, quindi non è molto pigmentato a differenza di altri ombretti Essence, quindi ha solo questo difetto, però come prodotto non è per nulla polveroso, diciamo che ha questa cosa che bisogna prenderlo più volte con il pennello perché sugli occhi, non so se lo vedete, qui sul mio look che l'ho messo verso la parte esterna, tende a scomparire. Quindi io lo boccio a priori questo ombretto, ve lo sconsiglio. Ed è il numero 21, Color Splash. Poi ho ripreso questa cipria della linea Pure Skin, con cui mi sono trovata veramente bene perché copre e non mi crea problemi di brufoli. Mi piace molto, è molto opaca come cipria, essendo che io ho la pelle mista tendente al grasso, quindi tende molto a lucidarsi durante il giorno e quindi. Con questa cipria invece rimane opaca, mi rimane la pelle opaca per molte ore, quindi mi piace il suo effetto, anche la texture dà un effetto quasi setoso al viso e mi piace. Io utilizzo quella più chiara ed è la numero 01 beige della linea Pure Skin. Poi ho preso due matite per gli occhi, Kajal. Questa penso che la conoscerete tutte, è la classica black and white che ho voluto provare perché in tante mi hanno detto che è buona. Poi ho visto anche tantissime recensioni su queste matite e ho visto che sono molto scriventi e quindi visto che l'ho trovata, l'ho presa. E poi ho preso anche questa qui che stava in offerta 99 centesimi ed è sempre 2 in 1 Kajal entrambe ed è una parte rosa, un rosa abbastanza perlato, questo qui, e dall'altra questo grigio, anch'esso perlato come colore, e mi piacciono come colori, però non so se scrive dentro l'occhio, però essendo che è della stessa linea penso di sì. Questa qui è la numero 06 Flirty Ape, eccolo qui. Mentre questa bianca è la numero 01. Ah, non vi ho detto i prezzi. Allora, questa l'ho pagata 1,99 euro, mentre questa l'ho trovata in saldo e stava 99 centesimi. Anche l'ombretto verde stava 99 centesimi, mentre il prezzo normale è di 1,99 euro. E poi, finalmente, dopo tanto, tanto, tanto tempo, che ogni volta che vado da Essence non lo trovo praticamente mai, ho trovato finalmente il pennello da Fard. Finalmente. Ha delle setole morbidissime, davvero, davvero morbide, che non pungono affatto. Solo che ancora lo devo lavare. Io l'ho provato sulla mano.
Veramente morbido, ragazzi, cioè vi addormentate. E poi è molto carino con queste setole bianche e rosa. Molto fashion. Eccolo qui. E questo, se non erro, l'ho pagato intorno alle 3,50 euro forse, o 4 euro, non mi ricordo. E lo scontrino l'ho pure buttato. E poi della linea Pure Skin, essendo che comunque sono andata ieri, che c'erano le offerte, c'erano molti prodotti scontati a 99 centesimi e fortunatamente stavano anche caricando in quel momento lo stand, quindi ho avuto proprio una bella botta di puntini puntini. Ho preso alcune cose della linea Pure Skin, tra cui ho ripreso, perché l'ho già provato, questa crema idratante anti-imperfezioni da applicare mattina e sera, con cui mi sono trovata bene, perché mi secca tutti i brufoletti sul viso, me li secca, e quindi mi piace molto. Penso che vi farò una review di questi prodotti. Poi ho voluto provare questo qui, che è questo, che è un anti-spot trattamento notte intensivo. Allora, questo è un gel antibatterico ideato per il trattamento notturno intensivo dei brufoli e delle imperfezioni. Quindi vedremo, starò a provarli. E poi questo tonico, che ha anche all'interno una polverina. Eccolo qui. Questa è la polverina che, da quanto ho capito, si dovrebbe agitare il prodotto e poi tamponarlo sul viso. Qui dice tonico per il viso. Questo tonico rinfrescante per il viso è l'ultimo importantissimo step necessario per una corretta pulizia del viso. Rimuove in profondità gli eccessi di grasso e sporco dal viso, la pelle appare più fresca e chiara. Quindi dovrò provare anche questo, anche se a dire la verità è la prima volta che vedo un tonico con all'interno una polverina. Quindi vedremo come mi troverò. Quindi questi tre prodotti, 99 centesimi l'uno, tranne per la cipria. Questa qui che non era in offerta e l'ho pagata, mi pare, sulle 3,90 euro. Non mi ricordo, ragazze. Comunque, intorno alle 4 euro. Più di lì non vanno i prodotti Essence. Nulla, ragazze. Se vi interessa qualcosa in particolare di questi prodotti, potete lasciarmi un commentino qui sotto. Ed io appena li proverò vi farò sapere come mi sarò trovata. Oppure se volete una review fatemelo sapere con un commentino. Adesso vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!